Buonasera a tutti. Innanzitutto il più cordiale benvenuto a Duccio Canettini, antropologo e giornalista, docente al campus universitario di Lucca, pratica diverse forme di divulgazione scientifica che spaziano dal documentario al reportage, a un monologo teatrale, ferma restando la sua vocazione pop. Per le sue pubblicazioni il supplizio dei tritoni, i trofei di viaggio, per l'antropologia del souvenir, andare a quel paese, vademecum del turista responsabile, non sparate sul turista, dal turismo blindato al viaggio permeabile, i misteri del Monte di Venere, viaggio nelle profondità del sesso femminile. Da anni presenza conferenze, spettacolo, multimediali che interpretano diverse realtà e illustrano scenari futuri. Con noi Giulio Ferrari, giornalista, da anni intreccio al suo percorso nel campo dei diritti animali con la critica dell'antropocentrismo. Sarà particolarmente interessante il suo intervento. Io direi di cominciare da te, Giulio. Buonasera. Grazie. Buonasera, iniziamo questo incontro nello stile divulgativo di Duccio Canestrini guardando il book trailer. Buongiorno, una tipa mi fa: ma che sono una capatta? Ma no, insegno antropologia, ma sono falso antropologo. Un paratopologo specializzato in operazioni intellettuali di emergenza. Un androide. Ho visto cose con un'interazione con licenza. Antropologo è un frullato di tradizioni, nuovi diritti, usi e abusi, costumi, consumi, tradizioni scanzonate, identità inventate. Homo turisticus. Ma tu sei un antropologo? Panama, squali martello che fanno toc toc sotto la barca. Appena metto il piede sulla spiaggia, un indigeno albino mi sputa addosso. Sull'isola sono tutti ubriachi. Un frittatore planetario, antropologia del magna magna. Protesta dei gestori dei ristoranti a New York. Piantatela di fotografare piatti e pietanze con gli smartphone. Questa non è più gastronomia, è gastromania. Adesso mi sembra di sentire qualcosa. Cos'è antropologia? È un libro di antropologia pop dove saltano fuori vecchi scienziati, fattorini tribali, sciamani disoccupati. L'idea è ridere di un po' di queste miserie e prendere invece sul serio argomenti leggeri. Le chiacchiere attorno al fuoco sono forme primitive di confronto tra un gruppo di utenti e questo è il primo punto. Lei lo staraglia con uno scrittore che monta a ragioni nel tripudio generale mina un rapporto sessuale. Negritudine alla riscossa. Look diversità. Se ridi per primo di te stesso puoi anche ridere degli altri, no? Ma che sei una capata? E adesso spogliati come sai fare tu. Tutti nudi, feminist, strippers e animalisti. Spogliarsi per denunciare qualcosa. Interessante. Nudi spaventati in foresta pluviale, correndo dietro ai serpenti per mangiarseli. Allucinante. Ma perché ci sarà altro che giardino dell'Eden? Una book trailer, una presentazione poco convenzionale per un libro poco convenzionale. Non può che essere così conoscendo Duccio Canestrini. E Antropop è l'ultimo saggio scritto da Duccio Canestrini, pubblicato con Volati Volentieri, prestigiosa casa editrice con la quale ha già fatto un paio di saggi, l'ultimo di una serie di saggi dedicati a vari temi della contemporaneità, in omaggio al suo eclettismo. E di eclettismo Duccio ci parla nella postilla finale del suo libro,
una postilla dal titolo ironico Anthropost, e vorrei leggervi la definizione di eclettismo. Il termine eclettico, dal greco eklegein, scegliere, selezionare, si applica a chi sceglie in diversi campi del sapere ciò che è affine e cerca di armonizzarlo in una nuova sintesi. Quindi ci sembra di capire che per te il termine eclettico ha un significato positivo. Lo ha senza dubbio. Non ho mai capito perché le persone eclettiche debbano soffrire di questo pregiudizio circa la loro scarsezza di profondità o superficialità o farfallonismo. L'eclettismo appunto è una cosa molto seria, è una corrente di pensiero, è una fortuna che ci può capitare occuparsi di molte cose, e credo che sia importantissimo coltivarlo. Certo, la risposta è sì, per me è molto positivo. Senti, che Canestrini offre oggi la nostra riflessione, appunto, Anthropop, la tecnica globale, è il manifesto di un'antropologia che aspira ad essere pop, tanto nello stile, spigliato e divulgativo, quanto negli oggetti di studio, fumetti, serie TV, stare musicali, gadget, tecnologici, mode vestiarie. Ostinarsi a cercare vecchi usi e costumi incontaminati dalla modernità rischia di far fare agli antropologi la figura di quegli ingegni studiosi raffigurati in quella vignetta famosa di Gary Larson, che io volevo fare circolare perché è bellissimo, ma c'è stato un disguido, va bene. Avvistati da un indigeno in gonnellina di paglia nella sua capanna, che al grido di antropologi, antropologi, ammira dei compagni di pastorie, cellulari, lampade, radio e TV. L'antropologia oggi deve confrontarsi su nuovi terreni, tra mode, pensieri, comportamenti e rituali della nostra vita, interpretare la contemporaneità, i cambiamenti, gli stili di pensiero, gli usi e consumi e la riglobalizzazione in atto, il tutto osservato con una buona dose di ironia. Una sottolineatura marcata dalla stessa immagine di copertina del saggio, una tribale simpaticamente contaminata dalla modernità, una donna volscimana, dei voluminosi cuscinetti di grasso sui glutei, emblema della diversità, esaltata dagli ottocenteschi trattati di antropologia, ma dotata di un lettore MP3. Quindi è un libro che su questa linea ci farà delle belle e serie anche sorprese. Grazie. No, prego, ci mancherebbe. Grazie a te, Anna. Cioè, in realtà sì, questa copertina ha un po' una storia particolare, devo dire la verità, perché anzitutto la devo raccontare. Perché allora l'ho scelta io perché c'è un motivo affettivo, nel senso che compare come tavola nella seconda edizione del primo trattato di antropologia pubblicato in Italia, 1878, e l'ho scritto mio antenato, che si chiamava Giovanni Canestrini, che professorone, uno zoologo e antropologo, perché all'epoca l'antropologia era, diciamo, pure una branca della zoologia, no? Erano scienziati naturali, naturalisti che si occupavano di antropologia, perché era fisica più che culturale. E allora lui mette questa immagine di una donna boscimana, lo scrive anche con la SC alla tedesca, perché chiaramente, come tutti i trentini, avevano studiato a Vienna e a Innsbruck, perché c'era lì per austro-ungarico, e con una steatopigia, appunto, che è questo accumulo di grasso sulle natiche, che poi viene anche accentuato dall'illustratore in maniera spettacolare, e i boscimani, li chiamavano allora poveracci, esistono ancora oggi, loro tra l'altro si chiamano San, cioè, i boscimani li abbiamo chiamati noi europei, perché viene da bushmen, persone che stanno nel bush, nel bosco, o nella savana. E dico poverini perché veramente erano le cenerentole dell'etnologia, perché se bisognava dire che qualcuno era stupido, ignorante,
animalesco, irrimediabilmente incivile, allora si tiravano sempre fuori i boscimani, no? Come, diciamo, come stadio non evoluto della storia dell'antropologia, no? E quindi questa cosa, a parte che poi io li ho incontrati i boscimani in Sudafrica, in Botswana, sono persone benissime, ovviamente vivono nel loro ambiente, poi sono anche stati, insomma, travolti dalla civiltà e dalla civilizzazione, perché li hanno sedentarizzati, per tanti motivi, insomma. Sedentarizzati, perché i boscimani tradizionalmente sono nomadi, no? Cioè, la loro vita è sempre stata di cacciatori e raccoglitori, però adesso li hanno cacciati dal loro territorio, c'è tutto un contenzioso che non sto a dire, è anche abbastanza triste, insomma, come le popolazioni tribali del mondo siano discriminate, insomma, siano schiacciate, nonostante tutto, no? E basta, cioè, una piccola parentesi sulla copertina del libro, chiaramente sì, abbiamo messo il lettore MP3 alla donna boscimana, questo io volevo raccontare, perché Bollati Bolighieri è un lettore molto serio, no Giuseppe? Sì. Anche un pochino ingessato, vorrei dire, no? Per certi aspetti, ma sono bravissimi, ha pubblicato Freud, Jung, eccetera, serissimi, eh. Per cui una copertina rosa, per dire, è stata dura, so che hanno anche litigato, c'erano i grafici che hanno sbattuto la porta, ma insomma l'abbiamo fatta. Grazie. È bellissima, infatti. Allora, la prima domanda che ti farei è: perché un'antropologia pop? Pop è presto detto, perché a parte i riferimenti culturali, insomma, in modo classico ce ne sono tanti, ma poi sono i riferimenti di oggi, quindi c'è internet, YouTube, ci sono riferimenti al mondo del cinema, molto ai fumetti, perché a me i fumetti sono sempre piaciuti tanto, insomma, alla cultura popolare, ed è pop perché è fatta per le persone normali. Non ho scritto un libro, come dire, per antropologi, perché altrimenti, come si dice, ce la racconteremo tra noi. Spero di aver scritto un libro che sia leggibile e che tutti possano capire. E come si inserisce nell'antropologia italiana? Non so se si inserisca, sinceramente, ma magari sta fuori da quel filone. E è un'antropologia della vita quotidiana, delle cose più normali che ci capitano, dei nostri figli con i piercing e i tatuaggi, per dire, che escono di casa vestiti in un certo modo, e che cerca di capire i rituali della contemporaneità, più che quelli dei boscimani, perché quelli dei boscimani li abbiamo già letti sulle monografie etnografiche, no? Ci sono dei classici, e secondo me quello che manca adesso è questo sguardo, no? Quindi non so se si inserisce, perché esiste anche una scuola antropologica della contemporaneità anche in Italia, a Milano, a Bicocca si studia questo, naturalmente non è che l'ho inventata io, naturalmente, però è un occhio privilegiato, ecco, verso questi aspetti della vita quotidiana. E sempre in Antropost dici che antropop si diventa, e quindi che significato ha avuto per te scrivere questo libro a questo punto del tuo percorso di pensatore? Ma dunque, da molti anni mi capita di fare delle conferenze, delle serate dove uso tanta tecnologia multimediale, quindi con film, videoclip, spezzoni della musica italiana, anche perché i testi della canzone italiana sono anche interessanti, non sono tutti banalotti. A me piacciono particolarmente quelli di rapper, devo dire, perché se c'è qualcuno che dice delle cose oggi sono i rappers, i giovani, altrimenti gli altri cantano, sviolinano le storie d'amore che mi ha sentito da 150 anni. E quindi ho praticamente trasposto queste serate di riflessioni che stanno un po' tra il ragionamento e il divertimento e che vanno a schermo, no? L'ho trasposto in un libro fatto di tanti capitoletti che parlano di cose differenti. Dopo, ovviamente, ho fatto anche altri libri, insomma, monografici, perché poi un po' di spirito ottocentesco del mio antenato antropologo l'ho conservato tendenzialmente, insomma,
lo sai, sono, cioè, sono un tipo, cioè, quando vedo una biblioteca così, insomma, mi si apre il cuore, perché cioè, sono un po' archivista, no? Cioè, l'altra mia vita sarebbe stato fare il bibliotecario, probabilmente, solo che mi è toccato di sorte viaggiare moltissimo e vabbè, e aprire gli occhi sulle, sull'alterità remota, sulla diversità antropologica e cercare di capire il mondo sostanzialmente. In questo libro ci sono tanti riferimenti autobiografici. A un certo punto parli di una tua nonna, nonna Tirsa, e lo fai per ricondurti a quelle che sono le radici della tua vocazione di antropologo. Ce ne parli? Allora sì, volentierissima. Anzitutto la nonna Tirsa era il personaggio. Già chiamarsi Tirsa, quelli greco, non è che ce ne sono tanto. Ma in Toscana ci sono dei nomi, c'è una biodiversità di nomi in particolare, perché, e andrebbe conservata, secondo me. Perché i nomi strani sono importanti, perché è come le specie biologiche strane, cioè vanno conservati, se no si perdono e si perde ricchezza. Vabbè, chiudo parentesi. La nonna Tirsa, allora, lei mi raccontava sempre che all'Università di Milano, a studiare arabo e francese, erano in 8. Cioè, in tutta la donne, sto parlando di donne, lei era del 97, quindi insomma, sto parlando del 1914. E lei, vabbè, aveva dei belilli a casa, aveva un divano di cuoio marocchino rosso con le borchie, che mi ricordo, mi sdraiavo, leggevo questi fumetti, che erano i primi fumetti che arrivavano in Italia, penso. Non è che sono vecchissimo io, però insomma arrivavano, e di Gordon, di Flash Gordon, che era un eroe stratosferico. Allora, le letture di questi fumetti di Gordon per me sono state formative, chiaramente, perché Gordon, Flash Gordon, che è un atleta veloce, insomma, abbastanza ariano come tipo, e viaggiava, no, con Dale Harden, la sua fidanzata, poi poi si innamorava anche delle aliene, più che altro erano le aliene che si innamoravano di lui sugli altri pianeti, e comunque lui viene catapultato in qualche modo su un pianeta che si chiamava Mongo, e governato da un cattivissimo imperatore che si chiamava Ming, tutto giallo con i baffetti. Indovinate un po' a chi si riferivano a quel tempo, chiaramente ai cinesi, che erano ancora cattivi, voglio dire, negli anni 30, 40, 50, dopo sono diventati buoni quando gli Stati Uniti hanno cominciato a fare business con gli Stati Uniti, con la Cina, chiaramente. Però all'epoca, voglio dire, i cinesi erano cattivi e crudelissimi. E però, Gordon, per rispondere alla tua domanda, allora, lui entrava in contatto con dei personaggi incredibili, fantastici, mirabolanti, dei libri di umani, ma non soltanto umani, c'era anche dei draghi verdi a Pua, per esempio, c'erano degli uomini leone, gli uomini rana, gli uomini falco. Allora quel meticciato, quell'ibridità, questa proliferazione così di specie immaginarie, a me colpiva tantissimo. Io viaggiavo proprio con la fantasia. Io sono ancora convinto che se poi ho fatto antropologia è per merito di quel fumetto lì, di Flash Gordon, perché era troppo interessante vedere questa, lo ripeto, questa alterità remota con cui naturalmente lui a volte combatteva, a volte stabiliva alleanze. Queste creature fantastiche di cui parli sono state anche generate dai racconti, come ben dicito nel libro, di viaggiatori che rientravano dai loro viaggi e giuravano di aver incontrato degli esseri ibridi molto strani, tipo l'uomo elefante o il piedone con gli occhi e il naso e la bocca. E a questi viaggiatori i pensatori credevano, compresi gli antropologi. Questo è il problema delle fonti, e qua, sì, siccome siamo in una biblioteca, mi piace parlare di questo, perché sicuramente questi compaiono in qualche libro, in qualche bestiario medievale, l'enciclopedia, no? Il piedone, l'uomo elefante, che poi è quello che abbiamo visto in India, sì, che è Ganesh, no? Perché è una divinità con la testa dell'elefante, loro tornavano dai viaggi
E non è che loro facessero le illustrazioni, ma descrivevano questa cosa agli illustratori. Sto parlando, non so, di Ulisse Androandi, 1642, Historia Monstrorum Ac Serpentorum, un titolo un po' così. E quindi gli descrivevano loro, abbiamo visto delle persone con la testa di elefante e lì si creava il cliché, no? Cioè questi strani mostri erano delle cantonate clamorose, erano degli equivoci, dei malintesi su cui si fonda tutta un'antropologia immaginaria, no? E sul tema delle cantonate degli antropologi ho proprio un capitolo che è Margaret Mead e Hot Teens in Samoa, perché vabbè, insomma, sono tantissime, si può fare la storia dell'antropologia attraverso le sue cantonate, perché le fonti non erano di prima mano, non è che gli antropologi viaggiassero a quell'epoca, pochi lo facevano, si chiamavano armchair anthropologists, cioè armchair la poltrona, erano antropologi da poltrona, per cui loro avevano le loro fonti. E chi erano le fonti dell'antropologia? Marinai, missionari, geografi, botanici, militari, mi pare di averli detti tutti, però non è che fossero studiosi. Cioè, quando il marinaio torna nel 1500 e dice: ah, ho visto un essere che è una mezza sirena, una mezza scimmia, l'altro la disegna, diventa storia naturale. Cioè, se quella è la fonte, è un disastro. Il problema delle fonti in antropologia è sempre stato molto interessante e appassionante, perché poi dobbiamo aspettare i primi del Novecento per avere delle fonti attendibili. Franz Boas è un grandissimo antropologo americano e lui non fa mica niente di straordinario. Lui impara le lingue indigene. Era l'unica cosa da fare, perché finché non si imparano le lingue delle persone non ci puoi comunicare. Hai bisogno di un intermediario, di un mediatore, e magari nasce l'equivoco, sempre nasceva l'equivoco, no? Dei viaggi dal web non apportavano nulla di concreto, di serio. Allo studio, no, sì, infatti, no, allo studio proprio niente. Apportavano una serie di incredibili pregiudizi che sono ancora quelli che stanno scritti sul manuale di antropologia del mio antenato, 1878, cioè gli australiani non sanno contare fino a tre. I fuegini non hanno una parola per amore. I polinesiani non conoscono termini astratti. E via dicendo, dice: ma non è possibile, no? Infatti non era possibile, è che non si capivano. Cioè, non si capivano. Devi pensare che quando arrivarono là in Australia i primi coloni, no, lo scrivo queste cose, no? Chiesero appunto, videro questo animale che saltava e dissero: ma come si chiama questo quell'animale che salta? E gli aborigeni a Randa risposero: kangaroo, che significa non ho capito cosa. E ha detto: kangaroo, si chiama canguro. Ma di queste cose è piena la storia delle tecnologie, no? Allora lì Margaret Mead in realtà è interessantissimo, perché Margaret Mead è stata, cioè, la più grande antropologa, penso, del mondo. Comunque ha poi scritto dei bestseller, non si sa per quale motivo ebbero così successo i suoi libri. Credo perché era anche un clima culturale particolare, no? Perché stava uscendo anche il femminismo, c'era più attenzione alla vita delle donne. Se non che povera Margaret Mead, lei a posteriori lo possiamo dire, è incorsa in una disavventura che era proprio quella delle fonti, che venne poi, tra virgolette, denunciata al momento della sua morte, anche con un po' di tatto, diciamo, perché è difficile criticare un mostro sacro dell'antropologia come era lei. Allora è salto fuori che lei praticamente, anzitutto era una ragazza, aveva 26 anni quando andò a Samoa a scrivere il suo trattato, no, sull'adolescenza a Samoa. Cioè, lei scrisse un libro che si chiama Coming of Age in Samoa, cioè diventare l'adolescenza a Samoa. E non parlava le lingue degli indigeni,
rimase pochi mesi, non anni, e soprattutto saltò fuori che le sue informatrici la prendevano in giro. Per cui le dicevano fischi per fiaschi, e siccome lei era particolarmente interessata, forse anche un pochino morbosamente, a cose sull'erotismo, la sessualità, perché lei voleva in pratica, detta Maureen Soldoni, dimostrare che le adolescenti americane erano insomma erano imbarazzate e controllate e poco spigliate e anche un pochino bigotte per via dell'educazione che ricevevano, mentre dice a Samoa è tutto un'educazione libertaria, fanno lavoro a partire da 13 anni, mi stanno benissimo, non c'è nessun problema, no? In realtà queste ragazze all'epoca le raccontavano parecchie bugie sui loro fidanzati, e salta fuori questa cosa quando un antropologo neozelandese andò là poi a intervistare delle signore di 80 anni che erano state le informatrici negli anni 20 di Margaret Mead, e queste signore dissero: ah, ma quella ragazza, ah, ma sì, ma no, ma ci divertivamo, noi le raccontavamo un sacco di storie, perché lei ci faceva delle domande sempre così intime, così imbarazzanti, ci inventavamo che passavamo le notti a far l'amore sulla spiaggia, ma era mica vero, no? E allora lì uscì, penso per la prima volta, il problema delle fonti, cioè come si conoscono gli altri, come, cioè chi te la racconta giusta? Sono un po' dilungato, ma è una cosa che è carina, perché non ne parla nessuno, no? Ma questo vale anche per oggi, quando vai a intervistare delle persone, non è mica detto che ti raccontino la verità, anche nei sondaggi telefonici, magari c'è un altro da fare e ti liquidano in fretta. Al di là delle creature fantastiche più o meno vere che uno può incontrare, tu dici che viaggiare è comunque un esporsi all'insolito. Beh sì, questa in estrema sintesi è così, perché sì, perché se uno si aspetta tutti i comfort che ha a casa, è meglio che stia a casa, perché se uno si aspetta di essere rassicurato in viaggio, beh no, i viaggi non sono fatti per rassicurarci sulle nostre certezze o sulla nostra presunta superiorità, o sul, no, i viaggi sono fatti per aprire la testa. E l'autoesposizione all'insolito, cioè allo straordinario, serve proprio per aprire la testa, cioè per mettersi nei panni degli altri e per crescere.